cose perché lui non si immedesimava nei personaggi. E pare che alla povera El Salmani, lei lo scrive nel suo libro, insomma, di memorie, ne fatte A me faceva, quando mi toccava recitare, fare delle cose, quando facevo appunto la bugiarda Beniamino, e lì io dovevo essere tutto sulla tecnica, battere i tacchi così, io forse battere i tacchi, una volta mi è saltato un tacco di una scarpa, è saltato, perché non battevo abbastanza forte. E io poi, una volta, entravo con un vassoio e dice: quanto abbiamo fatto stasera? Io, poi mi viene da ridere, stupido, non ridere, e io stupido, non ridere, stupido, non ridere, mi giravo dalla parte, Beniamino, insomma, ne faceva tutti i colori, mi piaceva così. Non solo, quando si costruiva le scenografie, lui cercava, diceva a Giorgio, a volte, di metterli nei momenti in cui non era dazioso, diventa la sede da una parte, in modo che io potessi andare dietro e lui potesse dettare qualche cosa, dirgli qualcosa. Io facevo corrispondenze, facevo Ah, sanità e tutto. sì. E lui allora scriveva a Paolo Grassi, oppure scriveva a Giorgio Strelli, bravo, non ho capito, è sordo, lo so che sei sordo, sì, vabbè, cioè, e allora poi diceva io morivo da ridere. Questo quando faceva soprattutto con Silvio Pierre, quando faceva il malato immaginario, io dovevo fare uno di quelli che entravano il coro bene bene a rispondere così, e lui stava dentro a letto, mi guardava fisso, io c'avevo la maschera, mi guardava fisso e mi mormorava qualcosa che leggevo fra le labbra, io era una cosa incredibile. Sì, a tutti. Sì, Elsa poi che era molto credulone, Elsa. Allora gli faceva tutti i colori, gli faceva. No, lui non soffriva nel personaggio. No, prima del silenzio sì. Prima del silenzio, ogni volta che lui usciva, e quella se l'ho detto già, e quella sera Diciamo lui è uscito mi toglie, sì. stanco, perché aveva luce, però mi disse: questo spettacolo ogni sera mi toglie un Un pezzo pezzo di di vita. vita, sì. Guardi, Come lui, la molti morte di avrebbero Romolo fu potuto. uno shock per me, ma fu uno shock per me vedere la popolarità di Romolo. Lei dice che è venuta alla Camera Ardente all'Eliseo, c'era la fila Via Lo Nazionale, il percorso dall'Eliseo fino a Piazza Santissimi Apostoli, che fu fatto sul carro, ma a piedi, con un corteo a piedi, ha bloccato Roma, aveva bloccato totalmente Roma. Poi portammo la bara a spalla, presa dal carro, c'era una folla che io non ho mai visto. Mai visto, forse per chi, no? Anna Magnani, forse, ma era un mito, era Sì, un mito, un era mito. gente che piangeva. E anche tanti ragazzi, questo me lo ricordo, Tanti anche tanti ragazzi. ragazzi.